Eccoci qui e bentornati in un altro nuovo video. Qualche settimana fa, in un precedente video, ho parlato di un what if del mondo di Naruto. In particolare dell'eventualità che Maito Gai fosse rimasto al posto di Naruto al villaggio della Foglia durante l'assalto di Pain a Konoha. Per chi se lo fosse perso, ve lo lascio qui nelle schede qualora vogliate guardarlo. E se invece questa volta facessi un what if su un possibile combattimento di Orochimaru contro le sei vie di Pain? Come sappiamo, Jiraiya è stato il primo ad affrontare le sei vie di Pain al villaggio della pioggia. Senza conoscere le abilità del nemico, il ninja leggendario ha cercato di affrontarlo a testa alta. Ma anche Orochimaru è uno dei tre ninja leggendari, e con abilità molto diverse da Jiraiya. Se volete sapere di più sulle abilità o sulle tecniche di Orochimaru, nel canale trovate un video in cui ne parlo in maniera più approfondita. Cominciamo mettendolo al posto di Jiraiya quando arriva al villaggio della pioggia. E il primo nemico che si troverà ad affrontare è il mondo animale. Orochimaru potrebbe sconfiggere molto facilmente il mondo animale. Vi spiego il perché. Quando Orochimaru ha affrontato Naruto all'inizio di Shippuden, Naruto perse il controllo passando dalle tre code di chakra alle quattro code. Questo stato di Naruto era la seconda volta che veniva raggiunto. Infatti la prima volta è successo durante un allenamento con il suo maestro Jiraiya, dove gli ha provocato una ferita al centro del petto e ha quasi rischiato di eliminare Jiraiya. Mentre la seconda volta si è scatenato contro Orochimaru. Ma quest'ultimo è stato in grado di tenergli testa per la maggior parte del combattimento, utilizzando stili di combattimento e tecniche molto versatili e diverse tra loro, tanto da riuscire a colpirlo con la spada Kusanagi e a lanciarlo a lunga distanza. Si potrebbe supporre che qualsiasi evocazione del mondo animale verrebbe annientata in questo modo, tranne però il Cerbero dalle teste multiple. Quest'ultimo ha l'abilità di far crescere più teste ogni volta che vengono tagliate, ma Orochimaru potrebbe eliminarle utilizzando la tecnica dei 10.000 serpenti con le spade Kusanagi. Così facendo, il mondo animale, giocandosi la maggior parte delle sue evocazioni, tenta di nascondersi con la sua evocazione del camaleonte. È vero, può diventare invisibile, così Orochimaru non può trovarlo. Certo, lui no, ma i serpenti di Orochimaru sì. I serpenti di Orochimaru potrebbero percepirlo. Questo ci viene detto direttamente da Itachi quando combatte insieme a Sasuke contro Kabuto, dove ci dice che i serpenti sono in grado di percepire le cose anche attraverso la temperatura, ma soprattutto sono in grado di percepire con l'olfatto la posizione dei nemici. E qui, allo stesso identico modo, Shima, ovvero uno dei rospi eremiti, è riuscito a catturare l'evocazione con la sua lingua. Questo perché la sua lingua può annusare, proprio come i serpenti. Questo significa che anche l'evocazione del camaleonte verrebbe annientata, proprio come ha fatto Jiraiya. Così il mondo animale viene messo a KO. Passiamo al prossimo, ovvero al mondo dei preta. Questo mondo ha la capacità di assorbire qualsiasi ninjutsu. Ma anche qui, Orochimaru potrebbe utilizzare i suoi famosi serpenti per strangolarlo. E infine, come sempre, utilizzare la spada Kusanagi per finirlo, essendo entrambi non ninjutsu. O meglio, sono evocati da un ninjutsu, ma sono diversi rispetto a un Rasengan o su un attacco basato sulla natura del chakra. Quindi anche il mondo dei preta verrebbe messo KO. Dopo di lui c'è il mondo umano. Questo qui ha la capacità di strappare via l'anima dal corpo. Ma Orochimaru, proprio come abbiamo visto nel combattimento contro Naruto in versione 4 code, è riuscito a stordirlo con un pugno abbastanza potente. Quindi potrebbe annientare il mondo umano anche solamente con il Taijutsu abbastanza facilmente. Arrivati a questo punto, proprio come Jiraiya, avrebbe messo fuori gioco già tre delle sei vie di Pain. Se volete sapere di più sulle abilità individuali o sulle strategie adottate dalle sei vie di Pain, trovate un video nel canale in cui ne parlo in maniera più approfondita. In questo momento, il mondo degli Asura sarebbe arrivato di sorpresa sbalzando via Jiraiya e al contempo strappandogli via un braccio. In questo frangente, Jiraiya, perdendo il braccio, si è indebolito, mentre Orochimaru potrebbe utilizzare la tecnica della sostituzione del corpo, per sputare fuori un nuovo corpo non danneggiato. Questa tecnica permette non solo di riparare ferite superficiali o profonde, ma addirittura ripristinare arti amputati. Grazie a questa abilità può uscire da situazioni molto pericolose, ma questa tecnica consuma un'enorme quantità di chakra. Quindi sì, potrebbe tranquillamente creare un nuovo corpo con di nuovo entrambe le braccia. Ma a prescindere da questo, è proprio adesso che Orochimaru si troverebbe in difficoltà.
I mondi di Pain in questo momento sono tutti riuniti e quando sono tutti insieme si rivelano estremamente pericolosi. Ma oltre i Pain precedentemente sconfitti, arriva in loro soccorso il mondo dei Deva. E qui Orochimaru potrebbe avere la peggio proprio come Jiraiya. Orochimaru potrebbe provare a difendersi utilizzando la tecnica degli otto serpenti, trasformandosi in un enorme serpente a otto teste. Questa è una tecnica che gli permette di scontrarsi alla pari, se non addirittura superare, alcuni cercoteri. In suo soccorso potrebbe anche evocare Manda, ma tutto questo potrebbe essere del tutto inutile. Questo perché Mondo dei Deva, ovvero anche il Pain originale, utilizzando lo Shinra Tensei, è troppo potente. Contro Naruto ha scaraventato via i rospi giganti evocati dal Monte Myoboku con una facilità inaudita. Quindi probabilmente sia Manda che lui trasformato nel serpente a otto teste avrebbero sbalzati via. Inoltre, se Orochimaru venisse colpito dai suoi ricevitori, sarebbe in grossi guai siccome hanno la capacità di immobilizzare il bersaglio. Se durante il combattimento di Orochimaru contro alcuni Pain dovesse arrivare a sorpresa il mondo umano, se lo toccasse anche solo per un attimo, per lui sarebbe finita. Perché una volta che l'anima viene catturata, il mondo dei Preta assorbirebbe costantemente il suo chakra fino ad eliminarlo del tutto. Va detto però che in questo What If ho escluso la possibilità che Orochimaru potesse utilizzare l'Edo Tensei, ovvero la tecnica della resurrezione impura. Questo perché è una tecnica che contiene troppe variabili al suo interno, per poter dare anche solo vagamente un'idea precisa di come si svolgerebbe il combattimento. Ma fatemi sapere come sarebbe stato secondo voi se avesse potuto utilizzare i poteri dell'Edo Tensei. Come ho detto poco fa, è molto variabile come cosa, quindi scrivetemi la vostra teoria e io la leggerò tutta. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se concordate con il mio What If, oppure scrivetemi come sarebbe andata a finire secondo voi. Ovviamente in questo caso escludendo l'Edo Tensei. Sapete che leggo sempre tutte le vostre teorie perché mi piacciono un botto. Come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi invito a seguirmi anche qui su TikTok per non perdervi tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei video di Naruto. E come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate 822 mi piace, che non fanno male, e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.